A Giulianova proseguono le proteste per il taglio dei 17 pini storici in viale Vittorio Veneto, intervento disposto dal comune per motivi di sicurezza. Un'operazione avviata nel gran viale che conduce al lido dell'ospedale. Ad accendere la protesta ambientalista è stato il gruppo politico, il Cittadino Governante, ma anche esponenti del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e liberi cittadini indignati per le modalità di esecuzione giudicate troppo repentine. Purtroppo si sta consumando uno scempio di uno dei viali alberati più belli di Giulianova. Tra l'altro, collocato questo viale in una zona dove il piano regionale paesistico l'ha vincolato a conservazione integrale. Noi abbiamo cercato di interloquire come gruppo consiliare del cittadino governante con l'amministrazione dicendo che non basta la valutazione visiva fatta dal dottore forestale, ma noi chiedevamo, come anche è previsto dalle linee guida del Ministero dell'Ambiente, le prove strumentali di trazione per verificare se realmente c'era un rischio di stabilità, perché in quel caso naturalmente nulla quaestio. Però non è stato accettato e, tra l'altro, pur essendoci la possibilità del ricorso al TAR, invece nel giro di 2 settimane, poco più, tutto quanto si è consumato. Dalla dichiarazione del dottore forestale, che con una semplice ispezione, diciamo, valutazione visiva, ha dichiarato pericolanti quegli alberi, 17 pini di quel viale, al momento dell'abbattimento sono passati 15-16 giorni circa e quindi non c'è stata nessuna possibilità di poter fare ricorso al TAR per far valutare quello che è previsto dalla legge. Secondo i cittadini contrari al massiccio intervento, l'abbattimento di buona parte degli alberi in Viale Veneto rappresenta una grave ferita inferta al verde cittadino. I pini svolgevano una funzione paesaggistica, rendevano più salubre l'aria e contribuivano a rendere più sicure le scarpate. Le radici lì, siamo in una zona di scarpate, sia ad est che ad ovest di questa strada collinare, quindi c'è anche questo che viene meno, questa capacità delle radici di contenere, di aiutare a contenere questo rischio di frane che lì ha i massimi livelli, R1 per quanto riguarda il rischio idrogeologico. E adesso per rimettere in piedi alberi di 50 anni ci vogliono 50 anni e gli alberelli piccoli non hanno le stesse funzioni.